Paolucci parla due lingue diverse, dovunque si trova e nel periodo dove si trova. Quando era all'opposizione era segretario regionale del PD, garantiva che gli ospedali nei punti nascita di Ortona, di Sulmona eccetera non venivano chiusi, tutto ciò che faceva il governo Chiodi era completamente sbagliato. Oggi riconosce che si trova al governo, oggi riconosce che la sanità ha fatto passi da gigante, però lui continua in una politica credo troppo referente nei confronti del governo nazionale. Si chiede agli abruzzesi, si chiedono dei sacrifici che invece possono essere tranquillamente oramai superati, perché i bilanci della sanità sono stati messi a posto, possiamo rispondere a Roma tranquillamente. No, ma sulla vicenda specifica di Lanciano credo che sia, insomma, lo abbia lui stesso detto in consiglio, c'è stata fatta quella delibera a Chieti per motivi elettorali, una delibera che non ha i piedi per camminare, una delibera che abbiamo messo in evidenza, stava togliendo i soldi a Lanciano e a Vasto e agli altri 5 presidi ospedalieri che venivano danneggiati. Oggi lui stesso ha detto che è una delibera che va verso un'altra direzione. Questo è quel che oggi noi abbiamo stabilito e siamo contenti che l'assessore Paolucci di quello che ci ha detto. Vorremmo sentirlo dire però dal governatore, perché il governatore ha detto cose diverse. Ha parlato di un ospedale dell'area metropolitana da realizzare nella striscia di Gaza, Chieti-Pescara, e conoscendo la forza che ha all'interno del suo partito e della sua maggioranza, io credo che sia in contrasto con ciò che dice l'assessore Paolucci. Quindi vedremo nei fatti se questa delibera rimane in piedi o questa delibera farà il suo corso, e credo che lo faccia a danno non solo della città di Chieti ma anche dei 5 ospedali, compreso Lanciano.